tutto ebbe inizio così. Capitolo 1, 1867-1880. Paperone nasce a Glasgow, in Scozia, nel 1867. A 10 anni guadagna la sua prima monetina, consegnatagli dall'americano Howard Rockerduck, futuro padre di uno dei massimi antagonisti del Paperone adulto. Nel 1880 Paperone si imbarca su una nave diretta negli Stati Uniti. Stiamo parlando della saga di Paperon de Paperoni. A parer mio, ma forse non solo a parer mio, la migliore graphic novel esistente sulla faccia della Terra. O perlomeno, una delle migliori, sicuramente si posiziona al vertice. È stata creata dalla mente geniale di Don Rosa. Il lavoro fatto da Don Rosa è qualcosa di magistrale. Don Rosa non si limita a recuperare i dettagli creati da Karl Barks, disseminati nelle centinaia di opere e storie precedenti, per formare, diciamo così, un mosaico coerente con la storia di Paperone. Lui recupera tutte queste informazioni, le riorganizza e immerge il tutto in un contesto storico e geografico ben preciso. Quindi riesce a dare, se vogliamo, una connotazione all'opera verosimile e quindi aumenta maggiormente tutto questo, il valore dell'opera. Vedremo Paperon de Paperoni interagire con personaggi realmente esistiti nella storia. Parteciperà ad eventi realmente accaduti nella storia. Facendo un esempio, la corsa all'oro del Klondike, un evento realmente accaduto, dove sappiamo tutti che Paperone parteciperà. Paperone quindi viene inserito in un contesto storico. Si fonde con la storia stessa. Don Rosa quindi non fa altro che raccontarci il passato di zio Paperone. Da quando praticamente guadagna la sua prima monetina, che come sappiamo tutti sarà la sua numero uno che tiene sempre in teca, fino praticamente alla sua ascesa al Paperone che tutti conosciamo, multimiliardario, che ha aiutato in parte a fondare Paperopoli. Si può dire che è partito dal fango fino ad arrivare a diventare un magnate di livello mondiale. E tutto questo ci viene narrato in questa magnifica opera. È ristampata in questa saga, in questo cofanetto che contiene ben 2 albi che poi andremo a vedere. Parliamo ancora dell'opera, che merita veramente un omaggio, se vogliamo dire così. Vuole essere un omaggio a un qualcosa di superlativo, un'opera senza tempo che dovrebbero leggere tutti, anche chi non ama particolarmente la Disney. L'opera conta 12 capitoli più altri aggiuntivi che ha scritto sempre Don Rosa, e per quanto mi riguarda Don Rosa è riuscito a creare della pura arte, puro pathos, pura emozione, perché di questo si tratta e di questo stiamo parlando. Ma vediamo gli inizi dell'opera, introduciamola in modo tale da far capire a tutti la grandezza di questa storia narrata appunto da Don Rosa. All'inizio dell'opera troveremo un zio Paperone, un piccolo, appena 10 anni, dove per aiutare la sua famiglia, che versa in cattive situazioni, in cattive acque, è costretto a lavorare come lustrascarpe a Glasgow, dove appunto guadagna la sua prima monetina, la mitica numero 1. Però purtroppo questa moneta è americana, del valore di 10 centesimi, e quindi a Glasgow non è spendibile. Paperone da questa storia impara la sua prima lezione di vita, ovvero dovrà essere il più duro dei duri, il più furbo dei furbi. E come sappiamo, questa massima lo accompagnerà per tutta la sua esistenza. Questa truffa però lo ispirerà e lo motiverà ancora di più, e lo spingerà a partire per l'America, luogo appunto di provenienza di quella monetina. Egli approderà a Louisville, che non è altro che la città natale di Don Rosa, appunto, e ha voluto, come dire, omaggiarsi ed inserirsi, e inserire quantomeno la sua città natale, nella storia di Paperone. Da lì in poi inizierà la sua costante ricerca di denaro, per 2 motivi, per aiutare la sua famiglia, che versa in cattive condizioni, e poi anche perché la passione per il denaro, come ben sappiamo, diventerà centrale nella sua vita. Paperone lo vedremo navigatore fluviale del Mississippi, cercatore di diamanti in Africa, cercatore d'oro nel Klondike, capitano di una nave, cowboy,
Insomma, la vita di Paperone sarà avventurosissima. Visiterà l'intero mondo e finalmente, dopo un'incessante ricerca, proprio nel Klondike, lui riesce a trovare una pepita grande quanto un uovo, d'anatra. Ed è proprio così che si chiama questa pepita. Don Rosa ci vuole far capire che Paperone è sì avaro, ma non per i motivi che immaginiamo, bensì perché per lui ogni singola monetina, ogni singolo centesimo che ha guadagnato rappresenta per lui un ricordo della sua vita passata, di quando soffriva, di quando è riuscito pian piano, con molti sacrifici, a costruire il suo impero. In poche parole, tutte le sue monete rappresentano l'avventura della sua vita. Quest'opera rientra in assoluto tra le migliori opere mai pubblicate al mondo. È emozionante, piena di pathos, commovente, avvincente. Non riuscirete a staccare gli occhi dalle pagine fin quando non avrete terminato di leggerlo. È magnificamente inserita nel contesto storico e geografico, grazie appunto a Don Rosa, che è riuscito a fare quest'opera di ricostruzione. Don Rosa è riuscito a creare il personaggio più carismatico e più interessante, o perlomeno tra i più interessanti dell'intera storia del fumetto. Ma non solo, non ci fermiamo qui. Don Rosa riesce a sfatare un tabù della Disney, ovvero la morte, e sarà uno dei punti, tra i punti più toccanti dell'intera opera, quando Paperone saprà della notizia della morte della madre. La sceneggiatura, a mio parere, è magnifica. L'autore riesce con facilità a far emozionare il lettore e riesce a costruire e ad amalgamare benissimo situazioni, a volte esilaranti e a volte drammatiche, estremamente drammatiche, riuscendo anche a commuovere realmente il lettore. Ma parliamo adesso del disegno pulito, essenziale, estremamente coerente, a parer mio, con l'opera che ci viene presentata. Riesce a caratterizzare esteticamente, quindi, i personaggi realmente esistiti come Theodore Roosevelt, Buffalo Bill. Don Rosa riuscirà a farci immergere totalmente nella vita di Paperone e vederlo quindi dalla più misera povertà fino a farlo arrivare ai vertici della finanza e a farlo diventare il Paperon de Paperoni che conosciamo tutti, il più ricco magnate al mondo. È quindi assolutamente uno dei personaggi più amati di tutti i tempi del mondo del fumetto. Possiamo dire che riesce a donare all'intera storia, allo stesso Paperon de Paperoni, una epicità assoluta. Questa è un'opera che va ben oltre il semplice concetto di romanzo grafico. Io ve la straconsiglio, e chi non l'ha letta la deve leggere. Dovete averla tutti in libreria, ma non per esporla o per pavoneggiarsi, ma per quello che contiene, la storia e come ci viene raccontato. Penso di avervi incuriosito abbastanza, ma adesso, amici miei, andiamo a vedere il box che ho acquistato, che contiene ben due volumi, ovvero la saga di Paperon de Paperoni, le prime principali storie narrate da Don Rosa, e poi la saga continua, i capitoli aggiunti in seguito. Quindi in questo cofanetto avremo l'intera opera di Don Rosa riguardante la storia di Paperon de Paperoni, la saga di Paperon de Paperoni. Partiamo dal cofanetto, che trovo veramente fatto magnificamente, sia per quanto riguarda la qualità di produzione, con questo cartone rigido che avvolge perfettamente i due volumi all'interno, sia per quanto riguarda la grafica. Trovo coerente e perfetta l'immagine dell'albero genealogico ricostruito da Don Rosa, con questo stile antichizzato, di foto antichizzata, con questo giallino sbiadito che si amalgama perfettamente con l'opera che ci viene presentata. Lateralmente troviamo la scritta Tesori International, volumi 1 e 2, e sul retro troviamo sempre la continuazione dell'albero genealogico ricostruito da Don Rosa.
Mi è piaciuto il fatto che abbiano messo al di sotto del cofanetto il codice a barre, in modo tale da non rovinare l'estetica del cofanetto, delle due parti anteriore e posteriore del cofanetto, dove troviamo anche il prezzo di 26,90 €. All'interno, come vi ho detto, troveremo i due volumi, ovvero la saga di Paperon dei Paperoni, la saga principale, e poi i capitoli aggiuntivi, tutti quanti, quindi avremo l'intera opera nelle nostre mani. Queste sono le due copertine, guardate, con la scritta in oro, diciamo, tesori, e qui, diciamo, cromata, molto bello. Il retro del secondo volume, e questo è il retro del primo volume. Insieme a questi due volumi troveremo all'interno anche una magnifica litografia di Paperon dei Paperoni quando trova la pepita d'anatra che lo fa diventare ricco nel Klondike, con l'autografo di Don Rosa. La litografia è in leggero basso rilievo. Riponiamo la litografia, magari vi faccio vedere qualche pagina all'interno. Ecco, guardate le prime pagine, qui troviamo appunto le alette laterali, dove troviamo un piccolo incipit su Don Rosa e su come ha iniziato la saga di Paperon dei Paperoni, e poi appunto troviamo il sommario e poi un articolo di Luca Boschi, una pietra miliare del fumetto, come nasce un capolavoro del fumetto. L'autore è l'americano Don Rosa, fumettista, appassionato collezionista di comic book, egli stesso. Andiamo avanti, troveremo anche la guida alla saga di Paperon dei Paperoni, con i vari capitoli, fino al 12°, e poi il mitico albero genealogico ricreato da Don Rosa, la famiglia dei Paperi, che trovo interessantissimo. E da qui inizia la storia, il primo capitolo. Passiamo ad analizzare il secondo volume. Troviamo sempre le alette laterali, il sommario, guida la saga, i capitoli extra, quelli creati appunto dopo da Don Rosa. Come spiega lui, gli piaceva narrare la storia di Paperon dei Paperoni e quindi ha continuato creando dei nuovi capitoli agganciati ovviamente alla saga principale. La mia vita con Paperone, faccia a faccia con Roosevelt. Come ho detto prima, la storia è calata in un contesto storico ben preciso e geografico. Guardate che belle tavole, le radici italiane, perché come ben sapete Don Rosa ha origini italiane, come appunto suggerisce il suo cognome, e qui iniziano i capitoli aggiuntivi. Queste sono le ultime pagine. Spero di avervi fatto cosa gradita, raccontandovi in breve, ovviamente, la storia di Paperon dei Paperoni e presentandovi questo magnifico cofanetto fatto da Panini Comics. Sì, effettivamente di essere fatto bene è fatto benissimo, però trovo che l'operazione fatta da Panini sia un po' scorretta per quanto riguarda chi ha già acquistato i due volumi che vi ho mostrato. Ogni volume costa 7,90 €, quindi facendo due calcoli stiamo pagando il cofanetto vero e proprio e la litografia 11 €. E credo che Panini Comics avrebbe dovuto pensare almeno a chi ha già acquistato appunto questi volumi, dando la possibilità di comprare il cofanetto con la litografia a parte, senza acquistare forzatamente i due volumi, anche perché comunque si parla di 26,90 €, e ricomprarli di nuovo, secondo me, non ha senso. Quindi io consiglio assolutamente questo cofanetto per chi non ha acquistato i due volumi precedentemente e vuole qualcosa comunque di bello, perché è fatto benissimo, è sicuramente di qualità, e quindi può investire 26,90 €. Per chi ha già i due volumi credo sia inutile l'acquisto del cofanetto.
Peccato, Panini Comics, dovresti tenere più in considerazione i tuoi lettori. Questo è l'unica parte negativa che mi sento di esprimere in questo video. Per il resto, come ben sapete, la storia è qualcosa di eccezionale e, per quanto mi riguarda, vale assolutamente l'acquisto. È una storia che ha degli ideali e soprattutto insegna e ha dei valori che vuole comunicarci. Vi do l'appuntamento al prossimo video, che non so se sarà su un altro salto in fumetteria o bensì qualcosa inerente al collezionismo. Vedremo come mi gira. Ragazzi, buona lettura e alla prossima. Non bisogna vivere nell'ignobile agio, ma con il lavoro, lo sforzo e la lotta. La suprema forma del successo arride a colui il quale non teme né il pericolo né il lavoro.